Io so che lei sta facendo, immagino, un grande sforzo nel parlare, nel raccontarci quello che è successo, però se ci vuole fare la cronistoria di questa giornata, anche di come lei ha saputo soprattutto della notizia. Una forte delusione perché l'ho saputa direttamente dall'atleta, forse in un modo un po' puerile, proprio perché me l'ha detto dicendo mi prendo tutte le responsabilità, senza pensare che questa mancanza di fiducia in tutte le persone che gli sono vicino, prendendo una decisione del genere, significa mettere tante persone in un vortice. Quali persone in un vortice? Si riferisce alla famiglia, alla fidanzata? Mi riferisco a tutti quelli che hanno fatto in modo che lui potesse ritornare e risalire la china per vivere quello che lui piaceva, la marcia. Sono molto dispiaciuto anche perché personalmente qualche mese fa avevo deciso di scegliere proprio lui come padrino per mia figlia più piccola e questa è la più grande delusione che possa aver ricevuto dal mondo dello sport. Noi non vogliamo tra l'altro infierire, però è anche strano, se guardiamo per esempio il sito, no, di Alex Schwarzer, quello da cui di solito comunica tutte le sue gioie, tutte le sue sensazioni migliori. Allora, poco fa c'erano le notizie e i pensieri in chiave positiva di un atleta che ci ha sempre fatto vedere il suo volto migliore. Adesso, magicamente, questo sito, amaramente, se vogliamo, è vuoto. Non c'è più scritto nulla, che forse è un po' la sensazione che credo ci sia anche dentro di lei. La domanda che noi ci facciamo però è questa: ma come si può arrivare a questa forma di doping poco prima di partecipare all'Olimpiade, di parteciparci da campione olimpico in carica, sapendo oltretutto, e qui forse c'è anche una parte di ingenuità, che comunque i controlli ci sono e possono anche far emergere le sostanze dopanti, come poi è accaduto. Al di là dell'etica, anche l'aspetto pratico, se vogliamo. Perché si arriva a No, se questo? posso essere un po' più netto e chiaro, non c'è nessuna giustificazione plausibile da nessun punto di vista e soprattutto è un esempio che mai un atleta dovrebbe dare alle persone che credono in lui. E questo è secondo me il messaggio più negativo che si possa dare, proprio perché lo sport invece dovrebbe essere l'esatto opposto. E mi dispiace proprio perché l'ho sempre vissuto in un altro modo. E la mia delusione adesso è proprio nella mancanza di fiducia e nell'essere stato preso in giro, per non dire altro. Ma ci scusi, noi non, ripeto quello che ha appena detto Sara qui, la mia collega, Sì. e non vorremmo infierire perché la sentiamo addolorato, come poi in misura minore, ma siamo addolorati tutti noi che facciamo, viviamo di sport e speriamo, facciamo il tifo che lo sport sia pulito prima ancora che vincente, e E io addolorati, con voi. certo, e addolorati sono anche i tifosi perché insomma anche l'Atletica ha i suoi tifosi che aspettavano la gara della marcia dei 50 km domenica per fare il tifo per l'unico azzurro che aveva serie possibilità di medaglia. Ma che ragazzo è Schwarzer? Scusi la domanda. Perché anche per cercare di capire una cosa che non si può capire, per cercare di spiegare una cosa che sinceramente non si può spiegare. È un debole, è un fragile. Perché uno che 4 anni fa si vantava dopo la vittoria di Pechino, parlando in tutte le interviste, dicendo qui ha vinto lo sport pulito, io sono uno pulito, poi alla vigilia di un'occasione che in ogni caso aveva vinto la medaglia 4 anni fa, nessuno l'avrebbe processato se non fosse riuscito nuovamente nell'impresa. Perché? E questo me lo chiedo anch'io. Me lo chiedo anch'io anche perché, detto fra noi, io ho sprecato molto del mio tempo personale che potevo dedicare tranquillamente alla mia famiglia, alle mie figlie, per stare dietro ad Alex. Ed è la cosa che adesso mi pesa di più perché sto rivedendo un po' gli ultimi 2 anni e sinceramente sono molto deluso. E al di là di tutto sono deluso, ripeto, per il messaggio negativo che ha dato. Proprio perché, come diceva lei, non ci si può fare portavoce della lotta all'antidoping e poi caderci dentro, anche con una giustificazione puerile del volevo essere più forte, Ma perché quel è il limite nel quale incorrono tanti atleti. La cosa più brutta è che lui abbia deciso di fare questa cosa prendendo in giro tutte le persone che gli stanno vicino. Questa è la cosa che posso dire gli addito e che peserà sulla sua coscienza. Io riutilizzo un aggettivo che ha appena detto Sandro, ovvero fragile.
perché l'unica spiegazione che forse viene è proprio questa, ma è così fragile Alex oppure no? Anche per descrivercelo come cioè, persona. È un cinico o è un fragile? Ecco, perché uno che fa una cosa del genere o è uno spietato, un killer dello sport, intendo, oppure è un ragazzo di una fragilità e di una sciocchezza, per non usare altri termini. Anche perché poi parlavamo dell'utilizzo dell'EPO come non di un doping di ultima generazione. Lo sappiamo noi che siamo giornalisti, ma perché lo leggiamo così e tutto quanto. Ma l'EPO, credo, io ho usato magari un'espressione infelice, ma l'EPO credo che sia anche passato di moda, insomma, capito? E vi posso dire una cosa, al di là di quello che risulterà, vi ripeto la cosa più importante. Ha dato un messaggio negativo, io spero che nella sua vita si prenda questa responsabilità e che riesca veramente a fare altro nella vita e a risolvere questi suoi problemi. Poi che lui possa essere sensibile piuttosto che debole, piuttosto che cinico, questo non ve lo posso dire adesso perché nella mia mente passa solo un termine, ma non si può dire come voi pensate, né in televisione né in radio. Mi scusi Didoni, sempre col massimo rispetto che c'è per il suo stato d'animo, lei lo seguiva praticamente tutti i giorni, mi pare di capire, giusto? Quasi tutti i giorni, nell'ultimo periodo abbiamo avuto due raduni, una a Celerina dall'1 di giugno fino al 7 di luglio e poi io l'ho seguito ancora dal 18 al 28 di luglio. Ecco, quindi, ora immagino che un atleta è un marciatore, non è una squadra, un allenatore è un marciatore, non è una squadra di calcio che ci sono 25 giocatori in rosa, stanno veramente a stretto contatto, praticamente dalla mattina alla sera. Lei non si è mai, a ripensarci adesso ovviamente, le dico quello che ho detto alla mia società, l'unico mea culpa che posso fare è che se non mi sono reso conto di questa cosa vuol dire che devo cambiare mestiere. Non sia troppo severo con se stesso, quello ci viene da dirlo a noi. Lei che si immagina che abbia fatto questa cosa evidentemente in quei 7 giorni in cui non siete stati a contatto, è andato in maniera artigianale, sa, di pazzi nello sport, noi ci ricordiamo anche Riccò nel ciclismo, ce ne sono purtroppo. Ma immagina che abbia fatto che sia scappato in quei 7 giorni lì, che può essere successo? Sinceramente glielo ripeto, siccome non riesco a giustificare proprio questo discorso, non so come l'abbia fatto. Certo. Non so soprattutto perché l'abbia fatto, perché io le posso assicurare una cosa, ha tutte le fortune della vita, anzi aveva una fidanzata veramente amabile, una famiglia che gli vuole bene, delle persone che gli stanno vicino come il sottoscritto e la società. Più che dirvi questo non posso dirvi, mi immagino anche poverina la nostra federazione che lo portava sul piedistallo. Io infatti se posso mi vorrei scusare con tutti perché veramente ci ha preso in giro a tutti. Le faccio un'ultima domanda, poi la salutiamo. Dato che qualche giorno fa era arrivata la notizia della rinuncia alla 20 km da parte di Schwarzer, adesso, col senno di poi, la colleghiamo a questa notizia, al fatto che magari lui sapesse che si attendevano le controanalisi, oppure era soltanto una conseguenza di quel raffreddore di cui avevamo parlato qualche tempo fa? Se vi posso dire, almeno per questo... Io infatti sono corso ad Oberstdorf proprio perché sapevo che era stato male, allora sono andato là perché in teoria io dovevo lasciarlo tranquillo fino all'Olimpiade. E sono corso là e invece sono stato là un po' di giorni proprio perché era stato male e aveva avuto questo problema. Adesso però mi sorgono dei dubbi su tutto, quindi non vi posso confermare niente ma non vi posso neanche dire di no. L'unica cosa che posso dirvi è una grande delusione e amarezza. Noi la salutiamo, non ho capito bene quel particolare perché poi sai siamo un telegiornale ma siamo un canale aperto a tutti, anche alle persone che magari non si occupano soltanto di sport, nella sua telefonata ho sentito anche un particolare che davvero accomuna tutti ed è lei ha fatto fare a Schwarzer il padrino di sua figlia, mi sembra di aver capito. Sì, di mia figlia, pochi mesi fa e sinceramente me ne sto un po' pentendo.
Scusate, mi si spezza la voce, ma... Sì, sì, sì. Va bene, la ringraziamo in un momento così per aver accettato la nostra telefonata e per aver parlato di tante cose che non erano soltanto tecniche, professionali, ma anche umane, come avete sentito, e molto importanti. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Buonasera. Grazie, buonasera.